Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi vi voglio mostrare non nessunissimo deck particolare e romantico, ma bensì il mazzo con cui sono arrivato in Infinite questa season. Sapete, ero fermo sempre al 96-97, finalmente ci ho riuscito e mi ha guadagnato anche 2k di posizioni, ok? Però prima di andare a vedere il mazzettino di oggi, ragazzi, vi ricordo, come sempre, l'iscrizione al canale, scrivetemi qui sotto che mazzo state utilizzando e se avete raggiunto Infinite con quale mazzo in questione. E stasera, grande patch finale, 21:30, saremo live, ok? Quindi, mazzo di oggi è un semplicissimo e umilissimo Shinout, no? Ho fatto semplicemente un cambiamento, no? Ho messo Shocker, cioè ho tolto Shocker e ho messo Summers, ok? Volevo aggiungere anche Carriera perché l'ho trovata da poco, no? In uno Shinout poteva anche dire la sua. Però boh, mettendo una 3-4 al posto di una 2-3, aggiunge un'altra 3-4, non lo so, penso che sentivo un bel po' la curva, vedete quante carte di a costo che poi dovremmo avere. Quindi ho semplicemente lasciato il mio armor e posso dire che ha macinato chilometri questo Shinout. Infatti adesso lo proviamo subito, anche perché il funzionamento del mazzo, raga, cioè penso che ormai lo sappiamo tutti e non ci sono tante spiegazioni al riguardo, se non che quelle piccole cose che possono dare quel punticino in più. Tipo turno 1, dici tu turno 1, che succede? Tu giochi una carta, ok, ma se tu c'hai Hulk, in questo caso no, che cosa fai tu? Skippi il turno e Hulk si prende già un più 2 e diventa una 6-14, ok? Tipo queste cazzate così possono fare la differenza all'interno del game. Nebula con Kitty Pride, dici tu, perfetto. Nebula inutile, perché Kitty Pride sarà perennemente su Kulun adesso. E Misty per forza. Poi turno 3, vogliamo fare la Magic? Vogliamo fare la Magic? Sarebbe male. O Ciclope. O Ciclope, ok. Allora, Ciclope qui. E poi Magic qui dentro. Ma sarebbe giusto inutile. Allora, facciamo così. Tanto Magic la giochiamo. Tanto Magic la giochiamo, Ciclope turno 4 intanto, e poi decidiamo. Anche se quella sarà sicuramente un'altra Kitty Pride. Op Summers. Ok. Allora Ciclope ci sta tutto qui. Anche perché mettere Ciclope su Sunspot, raga, forse è un po' inutile, sai? Cioè, forse è decisamente inutile perché tanto lui si va. Però dici tu c'è il Leech. Poi è turno 5, è il grande Leech, raga, per forza. Avok. Di tu Avok, vabbè. Di tu Avok. Ok, Leech in arrivo. In arrivo. Che cos'è? Profix è qui? Ok. Va bene. Ora qual è il cazzo in tutto ciò? Tutto ciò si potrebbe giocare benissimo Sunspot e poi fare robe. E snappare. Cioè, a sinistra se è bello coperto c'è Nebula, c'è Misty, c'è Ciclope, c'è Sunspot, ok? Poi c'è Hulk. Andiamo a 12. E mo c'ha... Dai, c'è il coso. C'ha... come si chiama? Alayot. Questo ragazzo c'ha Alayot sicuramente. Il problema dell'Alayot qual è? Che secondo me lo farà qui. Qui non ha senso fare Alayot. E se giocassimo solamente la Shulk? Capito? Capito perché? Capito perché? Perché tu a sinistra hai vinto così.
e t'abbracci. Ti prendi 4 cubi e te li porti a casa. Certo, ti piange il cuore non poter giocare Hulk, ovviamente. Ti piange il cuore. Però alla fine deve essere utile il game, fratello. Devi essere utile con le giocate. Non puoi fare sempre le stesse giocate quando arrivi a Infinite. Anche perché le persone con quei mazzi lo sanno che cosa giochi. Per forza. Sanno che giochi Hulk, sanno che giochi Infinauta, sanno che giochi Lash Hulk, sanno anche che giochi Lich. Capito? Oh, calma. Mano terribile. Isola del silenzio. Non ci interessa più che... Ah, bello Hulk, intanto si bappa. Ok, meno male che non è Blade uguale Proxima, cazzo, ma è Blade uguale Wolverine. Vabbè. È la versione scrausa di Proxima. Allora, Daily Bugle. Cole Win. Inutilizzabile, frate. Ma proprio inutilizzabile. E... Opsummers? Poi che fai tu? Poi fai Ciclope? Oppure anche Magic? Puoi fare robe? Puoi fare robe? Opsummers al centro è buono. Tanto, effetti un Gwing non ce l'abbiamo, quindi Isola del Silenzio è un po' inutile. Bisogna vedere dalla dimensione specchio cos'è che ci offre. Cosa ci può offrire? Un altro Daily Bugle, tanto Isola del Silenzio, insomma. E lui c'ha effetti un Gwing, sì, c'ha Mobius. Lui aveva Morbius, non Mobius, Mobius è un altro. Quello è il baffo. E olè, adesso parte il... il ragionamento dell'avversario infinito, anche perché è il turno 3, cazzo. Che cazzo devi ragionare, frate? Oh, dai. Fai con le wing, no? Che cazzo vuoi che ti dico? Che ne so, fai Deken. Poi di Lady Sif. Dici, poi alla fin fine non giochi. Cioè, tutta sta cosa di attendere e poi non giochi. Ok. Allora. Io vorrei fare semplicemente Ciclope. No. O faccio Magic adesso. Magari qui. Allora non ha senso. Io vado a 6 di mana. Poi Sunspot lo devo giocare per forza. Vai, Sunspot lo devo giocare per forza. Vado a 7 di mana. Ma il ragazzo? Il ragazzo ha deciso di non giocare? Che succede? Frate, Mr. X, che cazzo ti è successo nella vita per non giocare a un videogioco di carte che dura 2 minuti il game? Oh, vedi, vedi Sif, che scarta? Apocalisse, per forza. Ok, perfetto, dai, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Yes, perfetto. Ora, che giochi tu? Giochi Lich. Oppure skippi per fare Infinauto turno 6. Metti che ti dà la Shulk. Sarebbe male come play. Puoi benissimo skippare, ti prende 7 di mana. Skippo. Con le Wing, Gambit, Magic, Apocalisse. Ok, ha solamente Apocalisse in mano. E gli Swarm. Ok, 3 carte. Ok, 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 ok. Non dovrebbe avere Shang sto mazzo, no? Bellissima, sta roba è bellissima. E tu mi resci Hulk quando mi serve, sai. Poi turno 7, che cosa c'hai tu? C'hai un elegantissimo Hulk da poter usufruire, no? E poi valuti. Poi valuti. Poi valuti quello che ti serve. Ok, Morbius, va a 14. Perfetto. Ok, perfetto, 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 perfetto. Questa è una 16, fratello mio. Io te lo posso anche benissimo giocare sul limbo. Lui c'ha uno swarm. Lui c'ha uno swarm apocalisse più carta. Ok. Io vado a 16 qui. Ma chi me la fa fare di giocare qui? Dici tu, chi me la fa fare? Sarebbe meglio giocarlo qui. Cioè, perché gli basta veramente scartare una carta. Metti che c'ha Dracula. Capito? Fai Hulk qui. Capito? E te lo porti a casa.
Beh, che avremmo vinto ugualmente perché avremmo fatto 32 qui, eh. L'avremmo vinto ugualmente. Allora, per essere più sicuri, cioè la bellezza di trovare un discard contro, cioè la maggior parte dei discard non hanno fetch card, raga, non c'hanno Shang, non c'hanno un cazzo, quindi molto bello. Molto bella questa roba. Vai, prossima, dai, spingere. Oi, Adar con la Fenice. Ambasciata del Wakanda. Perfetto. Nebula. Vediamo se sei una Fenice o no. Bello anche Wakanda. Molto bello anche Wakanda. Se sei una Fenice, frate, sei un pochino messo male, sai. Sei un pochino messo male con questa cosa. No, Dazzler. Ok. Perfetto. Le rocce. Le rocce. E Opsummers. Magari non lì, magari qui. Capito? Lì intanto fai cosa? Intanto fai cosa? Cosa serve qui? Una Misty? Dici tu. Dici tu. Allora, se tu mi dai, se tu mi delizi un'altra volta di prendermi la Shulk, noi potremmo anche passare il turno 5 e fare infinata più Shulk. Questa è la bellezza di Op. Beh, non hai trovato Magic, ok? Eccola qua. Eccolo il funzionamento di Opsummers all'interno dell'Alto Evo. Perfetto, inutile. Perfetto, inutile, sì. Leech. A sto punto Leech. A sto punto Leech e poi chiudi con Hulk, magari. Magari Leech la giochi qui, ti prendi anche il più uno. Ok. Perfetto. E tu facendogli una cosa del genere con Leech, tu lo distruggi, frate. Psicologicamente lo distruggi. Lo distruggi veramente. E qui lo giochi Hulk, no? E qui c'è 15 punti. Cioè lui come lo fa a 15 punti con tutte le carte a 1? Ma che? Non può soffrire degli effetti. Guarda, non ti snappo, io voglio vedere che cosa si inventa. Cioè, potevo giocargli anche Hulk lì sul Subterranea. Però, boh, mazzo del genere potrebbe avere anche Shang, frate. Quindi non mi costa nulla giocare su due location alla fin fine. Non ci credo. Cioè non ci voglio credere. C'è la carta che gli ha fatto pescare. È stato Ant-Man, frate. È stato Ant-Man. Io sono in attesa di questa cazzo di patch di stasera. Voglio vedere che cos'è che annunciano. Voglio vedere che cos'è che fanno. Anche perché, boh. Beh, sicuramente la prima cosa da fare è la location, raga. Secondo me. Secondo me la location serve veramente una botta. Perché non è possibile sta cosa. Cioè, ci sono soltanto location del cazzo. Cioè, molte volte non sei più tu contro il player, tu contro il player, contro le location del player, perché... Perché snappi? Guarda, mi potevi dare benissimo qualsiasi altra carta, ma te l'ho del tempo, ha detto. Ok, sto calmo. Ok, Thanos giù. Va bene. Atlantide. Ehi, come può essere utile Atlantide in tutto ciò con la Misty? Insomma. E giocala. Giocala, giocala, giocala. L'importante è questo, che continua a buffare. Che tra l'altro ha l'Argent, bellissimo. Magic. Mm-hmm. Ok. Ok, ok, ok. E questa è sta carta è fastidiosa, raga. Sta carta è veramente fastidiosa. E sei veramente fastidiosa quanto figa. Però adesso c'abbiamo il Leech. C'abbiamo il Leech da giocare. Che fai? Te ne privi? No. Poi che fai? Devi un attimino skippare il turno. Blue Marvel, ok. Vedi tu Blue Marvel, vedi tu la Soul. Va bene, fai tutte le tue faccende.
Lich. Skippi, frate. Skippi di brutto. Skippi di brutto e fai infinauta. Però la cosa brutta qual è? La cosa brutta è che lui serve solamente una carta per vincere a sinistra. Centro mai vinta e persa quella. E se mi da Shulk, sempre si possono fare magie. Ma è un 25%. Altrimenti ci attacchiamo al cazzo, regà. E scusami, adesso io non posso giocare. Stai dicendo? Ah no, posso giocare, certo, posso giocare. Il problema è che infinata fa schifo. Il problema è questo. Infinata fa schifo. E se c'ha Riot ha vinto. Mi sa che ha vinto, ragazzo, dai. Mi sa che ha vinto. Perché? Perché cosa vado a fare? Io vado a fare armor qui per dargli un bel supporto e fargli Giglobo. Ma Giglobo è una merda. Giglobo è una merda. Vado a 5, insomma. Godo. Capito? Si è incasinato la vita da solo lui, poi. Perché è vero, c'avevo il Lich settato io. C'avevo il Lich settato e lui la carta che ha pescato era il Profix proprio. E lui ha giocato il Profix. Ok. Facciamoci l'ultima, ragazzuoli. Facciamoci l'ultima. E tra l'altro, superflusso. Il superflusso è bello, cazzo, perché noi abbiamo un bel po' di mana da accumulare. E armor no, facciamolo dopo. Facciamo dopo l'armor. Jeff. Però è bella sta variant dello squalo. Oh, e ancora non c'ho variant. Gran portale. Che mi aggiungi? Destroyer, insomma. E va bene. Facciamo magic a questo punto. Sì. Facciamo magic, ciclope dopo. Time. Ok. Ok. Sì, per forza ciclope dopo. Che cos'è questa location? Scoperchiala, frate. Baxter Building, ok. Ciclope. Ciclope anche perché non credo che sposti Jeff adesso. E già diventa una 2-2 Jeff. Ok. Con calma. Perfetto. E mo qui che ti inventi? Ti inventi il Lich? Ma ti puoi inventare anche skippare e fare un finauta, insomma. Perfetto. Mi ha smontato i piani per fare un finauta sto ragazzo. E lui skippa, va bene. Ok. E Thanos visione aereo. Insomma. Space. Reality. E soul. Ma guarda lui che mi ha smontato tutti i piani. Che mi serve a me far destroyer? Un cazzo. Che qua non posso vincere. Solamente una carta posso giocare. Bella, ciao, ci siamo visti. Cioè, capito? È uno shinout. Lo shinout sappiamo che è forte. Ma alla fin fine con quell'op summers tu che cosa vuoi ottenere? Vuoi ottenere quel mana in più? Metti che tu non c'è magic. Metti che vuoi fare infinauta. Shinout al sesto turno. E magari attualmente in questo meta in cui molti giocano anche la magic perché gli serve anche il settimo turno. Non lo so. Qualche esempio? Tipo, anche il vivente. Il vivente gli serve il settimo turno, a voglia. Capito? Tu termini tutto e metti 30 punti al sesto turno, che alla fine è tanta roba, 30 punti, capito? Quindi GG, e anche per questa season abbiamo provato il grande, vecchio e umile shoutout. Ci vediamo stasera con live e vediamo che cazzo di novità ci stanno. Vi aspetto.